Grazie, sono molto lieto di essere qui, sono molto qui con piacere, tanto per cominciare. Certo, il corteggiamento ci vuole, se no, vuole dire, allora. Però non è che proprio ho resistito moltissimo, c'era veramente un problema concreto e pratico con Armando, di fissare la cosa, e quindi sono, mi fa molto piacere, sono qui quindi con piacere di fare una cosa e di stare insieme con voi. Cercherò di... Ho pensato un pochino a come strutturare la cosa, eccetera, e considerando che ci sono qui persone certamente addette ai lavori, quindi persone che conoscono l'amministrazione e che la conoscono anche dal di dentro, come si dice, quindi con un sapere diretto e circostanziato, e forse altre invece che conoscono l'amministrazione da fuori, già questo fuori e dentro potrebbe essere un bello schema di esame. Ho pensato di tenermi su una linea intermedia, cioè di non fare naturalmente descrizioni, di dire quali sono i problemi che vedo, le cose secondo me significative, e poi sentire da voi quali sono le cose che mi interessano, eccetera. Allora, io vi dico subito la scaletta che mi sono fatto per venire qui. Scaletta sempre si fa, scaletta, anche su una cosa di cui ho parlato 100.000 volte. Perché se non fa la scaletta, allora voglio per un attimo parlare non dell'amministrazione ma di me, e cioè di me quando parlo, e credo che questo valga per chiunque. Uno deve avere il piacere di fare una cosa nuova, perché se no non riesce a entrare in coppia, come si dice, nei motori, e quindi non riesce poi a comunicare. Quindi ogni volta c'è bisogno di una chiave, un colore, una cosa, un attacco, qualche cosa, perché sennò è piatta. E così, e quindi anche la lezione ripetuta mille volte, lo dico agli ex studenti, posso garantirvi, mica solo io, tutti i colleghi, insomma la maggior parte dei colleghi almeno fanno questo lavoro, c'è la chiave, hai bisogno di un'entrata, eccetera. Allora io mi sono organizzato in questo modo. Uno, alla base un problema storico che però alla fine degli anni 80 si comincia già a vedere che deve avere delle evoluzioni, e su questo problema storico si sono sovrapposti tre elementi di discontinuità negli anni 90-2000, e dopodiché quindi il tema è quali sono le vie possibili di uscita. Ecco, questo è lo schema, nella sua struttura base. Un problema storico. Il problema è veramente storico. Non storico soltanto nel senso che da tanto che l'abbiamo. Quando si dice storico vuol dire uguale annoso. Ma è storico nel senso che, almeno secondo me, e secondo anche una certa parte delle letture che si danno, il problema dell'amministrazione in generale, non soltanto da noi, è un problema che è contemporaneamente un problema funzionale, naturalmente, cioè l'amministrazione viene fatta per fare delle cose. Anzi, uno dei motivi di attacco che cerco di più volte di fare anche di fronte a colleghi, ministri, cose, eccetera, è non dimentichiamo che l'amministrazione non è fatta per applicare le leggi. È fatta per fare le cose nel rispetto della legge. La cosa non è esattamente la stessa. E quindi già in questa differenza ci si può lavorare molto. Dicevo che naturalmente l'amministrazione come complessa organizzazione nasce in un periodo abbastanza definito, perché sostanzialmente nasce intorno nello Stato moderno, e con lo Stato moderno intorno al 600, ecco, alla seconda metà del 600 cominciano a nascere i primi blocchi amministrativi significativi, che sono apparati stabili essenzialmente, e cioè i militari e le tasse. Quindi attenzione, la cellula prima dell'amministrazione è quella della parte più dura dello Stato moderno, l'esercito e le tasse, perché sono quelle su cui non si scherza, voglio dire, è la parte intorno a cui puoi costruire il resto. Dicevo, e quindi nasce con un dato funzionale, questo è l'obiettivo, dunque attrezzarsi per farlo.
Ma contemporaneamente, questo lo capiscono tutti, è tutto chiaro, ma c'è un secondo motivo dell'amministrazione, un ruolo politico, subito. Qual è il ruolo politico? Cioè è non cosa fa, ma il senso di quello che fa, perché lo fa, che è un'altra cosa. Perché diventano stabili il prelievo fiscale e l'esercito? Perché il prelievo fiscale e l'esercito stabilizzati sono funzionali alla nascita e crescita di un potere nuovo, che è il potere centrale. Mentre fino a quel momento il sovrano era un primus inter pares, che ogni volta negoziava con gli altri, gli uomini e i quattrini, per fare le cose. Fino a quel momento, fino a quando non si stabilizzano le cose, per fare una guerra o per avere le risorse, che spesso era correlato, bisognava mettersi d'accordo con i signori che controllavano le varie parti, e cioè un sistema sostanzialmente ancora decentrato, feudale, dove il sovrano era costretto a negoziare con questi. La Magna Carta nasce da questo, forse che da altre cose. Bene, quindi l'apparire di apparati stabili è la vittoria del centro contro le periferie. Questo è fondamentale. È fondamentale perché l'amministrazione è subito funzionale a un progetto politico, la centralizzazione. E per centralizzare bisogna da un lato portare al centro e dall'altro essere presenti in periferia, l'amministrazione periferica, le sue articolazioni. Questo è il senso. Quindi non c'è solo un fare, l'amministrazione serve per fare, ma c'è anche un'amministrazione funzionale a un progetto politico. La nascita dello Stato moderno, che è legato alla centralizzazione. Ricordiamoci che fino a quel momento le capitali non c'erano. Le capitali, Madrid diventa da una cittadina, insieme a tante altre, neanche la più grande, diventa capitale della Spagna esattamente perché su questo si concentra il potere eroso dalle periferie. Quindi la stessa funzione di una città capitale non esiste fino a quando questo non avviene. Dunque l'amministrazione è funzionale a un disegno di centralizzazione. Bene, questo si sa, non si sa, ma è importante saperlo e ricordarlo. In Italia e da noi come funziona? Qual è il dato storico dell'amministrazione in Italia? Cioè, a che disegno è funzionale l'amministrazione italiana? Bella domanda. La risposta è a un disegno molto particolare. Quindi quando affrontiamo i problemi dell'amministrazione ci diciamo ma come mai l'amministrazione è fatta così? Se deve fare certe cose, perché non si struttura in funzione di queste cose? Dimentichiamo che l'amministrazione ha anche quest'altro significato, quest'altro ruolo. Nell'Italia il discorso naturalmente nasce nel 60-61, e cioè un'unificazione italiana avventurosa, improvvisa, imprevista, per certi aspetti temuta. Come tutti sappiamo, temuta per il rischio che l'unificazione mettesse in discussione la forma di Stato, e cioè la monarchia. E quindi ecco perché il gioco con Mazzini e Garibaldi, eccetera, perché il problema non era soltanto unificare, ma era, sarebbe stata ancora una monarchia o si andava verso la Repubblica? Da questo il traccheggiare piemontese e la prudenza. Bene, l'Italia con l'unificazione non ha una, ma ha mille ragioni per un sistema fortemente decentrato di tipo sostanzialmente parafederale. Cioè il problema dell'Italia non è spiegare perché decentra, è spiegare perché accentra, perché è uno Stato disarticolato, delle aree da secoli su abitudini, sviluppo, amministrazioni, leggi, linguaggi diverse, e quindi il tema non era quello di lo spiegare perché decentri, era spiegare perché accentri. E quindi noi facciamo una scelta amministrativa perfettamente contraria a quello che ragionevolmente sarebbe stato. E perché la facciamo?
esattamente per motivi politici, per motivi politici e istituzionali, e cioè una classe, la classe risorgimentale era una classe debole, minoritaria, che alle spalle non ha la rivoluzione francese, non ha l'evento che ha fuso tutto per il mondo nuovo, ha un mondo vecchio, vivo e vegeto, ed ha le elite locali tutte presenti, quindi se decentra, ha i Borboni di qua, ha i Farnese di là, ha, cioè le classi che erano state per iscritto in qualche modo spodestate. La scelta di un sistema accentrato dunque diventa il modo per tenere al potere nell'unico posto in cui riesce a controllarlo una classe che è minoritaria, cioè in un unico centro, in un unico luogo. La centralizzazione è funzionale alla difesa di una elite fragile, certamente minoritaria, che alle spalle ha diversità enormi, e il primo problema per l'Italia è quello di tenere insieme un paese che miracolosamente si è unito. Fin dalla sera stessa del giorno in cui si unifica l'Italia, il tema è: evitiamo che si sfasci tutto. E per farlo che cosa c'era? Quali erano i modi per tenere in piedi tutto? Tenete conto di una unificazione fatta attraverso uno degli stati meno avanzati in assoluto, perché il Piemonte non era esattamente, come si dice, l'ala creativa del movimento, il Piemonte. Uno. Due, avevamo una, non era Parigi e il deserto della provincia intorno. Noi avevamo una capitale debole e invece un sistema periferico fortissimo, perché l'Italia delle 100 città e dei 100 forti c'era. Quindi la nostra situazione era completamente diversa da quella parigina. Due, in più avevamo la Chiesa ferocemente contro. Tre, ammetterete che in queste condizioni la questione si fa un po' in salita. E su che cosa può poggiare una classe che ha, si è arrivata all'unità per evitare che si sfasci tutto? Non è molto, perché il resto era costruire gli italiani, come fu subito chiaro. E a che cosa si poteva appoggiare? All'amministrazione. Ecco il punto. Si arriva all'amministrazione e l'amministrazione sta allo stivale come un tutore sta a una gamba lesa, una gamba fragile, la tiene insieme. Ecco perché dal punto di vista funzionale ci sono una serie di assurdi totali. Ma come? Centralizziamo con un centro debole? È una follia. Unifichiamo e uniformiamo quando siamo così diversi? Una follia. Ma tutto questo non ha una ragione funzionale, ha una ragione istituzionale profonda. Era l'unico modo, viene immaginato, per tenere insieme tutti. Questo è fondamentale. Quando si fa l'amministrazione, se scappa questo, hai o l'approccio di tipo giuridico formale, o l'approccio di tipo aziendale. Quella, quindi da funzionare, qui sono le cose, guarda, queste le risorse, il tuo obiettivo, controllo qualità, eccetera. Capito? Tutto rispettabile, ma è un pezzo del discorso. O meglio, è stato, poi dopo le cose sono cambiate, ma fino a pochi decenni fa è stato così. Pensate cosa è stato per l'Italia, alcune cose unificanti per l'Italia che sono passate per l'amministrazione. La scuola, fondamentale. Il servizio militare. Cos'è stata la leva che prendeva i giovani dalla Sicilia, dalla Calabria, eccetera, li portava in zone che non sono mai viste. Questo, quindi è l'amministrazione che veicola, che fa circolare le cose, che tiene insieme. Letteralmente tiene insieme. E da questo una serie di caratteristiche. È un'amministrazione che esegue, non è un'amministrazione che dialoga. È un'amministrazione separata, non è un'amministrazione confusa con la gente. Il comando viene dall'alto, non viene dal basso. E io sto in mezzo alle persone, ma separato, perché io sono lo Stato. E lo Stato è altro da te che sei lì. E non sei tu che mi legittimi, è la legge, cioè la sacralità del centro, che mi legittima. Guardate tutti gli aspetti. Fino a pochi anni fa il testo unico sugli impiegati pubblici dello Stato aveva degli articoli meravigliosi che dicevano il comportamento del pubblico impiegato non solo sul lavoro, ma fuori.
non era bene che fumasse il sigaro per la strada, perché sapevo dire, mi sembrerebbe positivo, anche perché passa uno col toscano e per 2 chilometri rimane l'inquinamento della strada per il toscano. Da, dico, non si può, non si va nei caffè a giocare a carte, il pubblico impiegato non gioca a biliardo. Un biliardo era una cosa. E immaginate, Annessi e Connessi. Questo era, quindi era lo Stato, era la rappresentazione del potere altro, un'altra cosa. La separazione è fondamentale per la sacralità, per la legittimazione. Bene, questo da dove veniamo? È essenziale. Naturalmente, nel momento in cui non è più l'amministrazione che tiene insieme la gamba, perché la società è cresciuta, perché la società è passata ad altro, perché la società si è alfabetizzata, perché gira, è mobile, legge, perché non è più rurale, le mille cose che succedono tra gli anni 30 e gli anni 60, l'amministrazione rimane drammaticamente spiazzata, fatta per un ruolo, ma su quel ruolo non gli viene più chiesto. E mentre l'amministrazione è avanti rispetto alla società prima, dopo progressivamente perde tempo e comincia a essere indietro. Io ricordo sempre, emblematica secondo me, come la percezione di un'amministrazione che da cosa avanzata, il maestro, diventa una cosa arretrata, è il meraviglioso film Il maestro di Vigevano, dove il maestro è rispetto a quello che ha la fabbrichetta, è il perdente, è il poveraccio, 2 lire, il poveraccio, mentre la tutta la fabbrica guadagna i quattrini, la macchina, la manta, le cose eccetera, è questo sgraziato che pedala, come ho detto, di sentieri, e che fa, questa è l'amministratore, e lei, siamo all'inizio degli anni 60, quindi è girato lì. È chiaro che a questo punto l'amministrazione non ha più la funzione, come dire, di sostegno che aveva avuto fino ad ora, e anzi progressivamente finisce per essere delegittimata, associata a qualcosa che è superato. Questo in termini non giuridici, ma in termini, direi, sociali, proprio di percezione, è quello che è successo. Quindi abbiamo un bel problema, attrezzati per fare una cosa, dobbiamo invece farne altre. Quali altre? E su questo dato di fondo, una società quindi che ha bisogno di tante cose, ha bisogno di quali sono i punti del nuovo corso che cascano su un'amministrazione che però, ricordo, aveva già questo problema, essere sfasata, asimmetrica rispetto a quanto la società voleva. A quel punto non, tu l'amministrazione chiedi di funzionare, costi, funzioni, ti chiedo di andare, di darmi il certificato. Nessuno mette in dubbio quello che devi fare, ma lo fai bene e lo fai veloce, se possibile, se no diventa un problema. Già allora è cambiato. Quali sono le cose che su questo, quindi questo già chiedeva un enorme cambiamento. Quali sono i 3 punti, che ce ne sono tanti, ma me ne sono segnati 3, che si aggiungono a questo? Guardate che, considerando questo problema e considerando che intanto verso gli anni 80 dello scorso secolo comincia a emergere un problema. Tutte le funzioni pubbliche addossate all'amministrazione cominciano a creare un sovraccarico che ha un costo enorme. Non dimenticate la proposizione 13 in California, che dice per fare queste cose ci sono queste tasse, e la gente con il referendum dice no, non voglio né le nuove funzioni né le nuove tasse. È l'inizio della rivolta rispetto alla continua espansione della spesa pubblica. Anni 70 siamo. Per noi una cosa impensabile, ricordo perfettamente che da allora mi occupavo d'amministrazione, mi ricordo che effetto ti fece l'idea di un popolo che votava contro servizi importanti e votava contro perché c'era annesso il problema delle tasse, che diventavano sostanzialmente, che andavano oltre il limite oltre il quale la gente non le tiene, le rifiuta, le rigetta. Gli anni 70 e 80 sono gli anni nei quali un'amministrazione che si è caricata sempre più di funzioni, stato sociale, le cose che sappiamo, comincia a entrare in cortocircuito, perché la pressione fiscale
comincia a creare i primi rimpalli. Questo è quello che poi scatena Reagan, scatena Thatcher, eccetera, cioè la reazione a questi dati. Quindi, e questo è un dato importante perché la pressione fiscale, la crisi fiscale dello Stato rimette in discussione un'amministrazione che non può crescere continuamente e si apre il discorso da allora della marcia indietro. Questo è il primo elemento nuovo, inedito, che allora non c'era. Ed è esattamente allora che ricordo uno scritto di Cassese del 1980 che dice: qui a questo punto non ce la facciamo, il peso è aumentato. È come se su un tavolo comincio a caricare il peso, o alleggerisco il peso o aumento le gambe del tavolo, perché sennò crolla. Qui è un problema di statica, insomma, non sono ingegnere, però fin qui riesco ad arrivarci. Dunque, cioè, devo capire su che cosa sto. Ed è tre quarti dei problemi istituzionali che abbiamo avuto si potrebbero risolvere o con un alleggerimento di peso o con aumento di gambe. Si potrebbe fare il gioco. Quando parliamo di partecipazione, perché la partecipazione? È chiaro che la partecipazione è una gamba in più, nel senso che cerco di sostenere e di legittimare con la partecipazione una cosa che soltanto per il solo fatto di applicare la legge non è più sufficiente. Non basta l'amministrazione legale per avere un'amministrazione legittima. Su questa differenza tra legale e legittima si gioca la legittimazione della legge. Quindi, mi ricordo benissimo che la prima indicazione è quella di dire o si abbassa, quindi stato minimo, non so che cosa, cioè uno stato più ridotto, o si buttano fuori le cose e si affidano al mercato, la deregolazione, o si associano i privati alle funzioni che si fanno, la esternalizzazione. Queste sono le tre cose di fondo. Direi che le tre cose che noi, tutti questi decenni che abbiamo, sono abbastanza attribuibili a una di queste tre. No? O fa meno, o fa fare al mercato, che significa non solo far fare, ma far regolare dal mercato, naturalmente, o esternalizza, cioè fa, ma non direttamente, fa fare. Fa fare, che è una cosa diversa del fare. Queste sono le idee, e per fare questo ci sono varie forme, fondamentalmente razionalizzando all'interno le cose. Noi potremmo riprendere il discorso oggi a quelle tre vie dicendo: quali di queste vie abbiamo seguito noi? Abbiamo privatizzato? Abbiamo esternalizzato? Abbiamo affidato al mercato? Abbiamo razionalizzato? Temo che non abbiamo fatto nessuna di queste cose. E siamo trovati impallati in una situazione intermedia che costa molto e tutto sommato rende abbastanza poco, quindi di fronte a un grossissimo problema della pubblica amministrazione, che è il nostro problema numero uno, sicuramente. Sicuramente. Quali sono le cose che hanno reso ancora più importanti le cose? La prima che ha stressato questo tema è stata la crisi del 2007. Perché fino ad allora poteva esserci l'idea del dire: ma insomma, l'amministrazione farà meno, perché il resto fanno imprese nelle varie forme, imprese, poi cominciavano le fantasie, responsabilità sociale dell'impresa. Non voglio banalizzare un tema importante, ma ogni tanto abbiamo avuto degli scivoli in cui si cercava di far girare le ruote quadrate. Da dire l'impresa che faccia l'impresa, poi se c'è un problema, l'impresa che rispetta le leggi, paga le tasse, eccetera, l'ha già fatto moltissimo. Poi ci possono essere ancora alcune cose di cui parlare, ma insomma, ecco, su questo poi magari discuteremo. Il tema del, in realtà invece la crisi, il pendolo lo riporta sul pubblico, dice a tutti, ovunque, signori, il pubblico è essenziale. Il pubblico non è eliminabile né particolarmente riducibile, anzi, dopo la crisi del 2007 ci troviamo con un pubblico molto più dilatato di quello che era prima. Quindi la via della riduzione non passa. Poi abbiamo avuto una seconda ragione di difficoltà e di aumento di crisi, è stata quella dell'Europa.
Noi potevamo immaginare sostanzialmente, e qualcuno di noi, fra cuore e ego, ti sarebbe detto un tempo, poteva immaginare di dire, beh, insomma, il centro non riusciamo a riformarlo, abbiamo fatto delle regioni, il centro è rimasto uguale, abbiamo provato a privatizzare, il centro è rimasto uguale. È un bel problema per un sistema come il nostro che è contemporaneamente accentrato e ha un centro debole. Gli ossimori italiani ci costano cari. Potremmo fare un elenco di ossimori, abbiamo provato a privatizzare senza privati, abbiamo centralizzazioni senza centro, insomma le cose cominciano a diventare difficili. Dunque si poteva immaginare l'idea di dire in fondo, sì è vero ci siamo spezzati le unghie cercando di riformare il centro, ma in fondo il centro ormai è bypassabile, il nuovo centro è d'Europa. Quindi qual è il sistema, qual è il bilanciamento del sistema? I sistemi locali, l'Europa, Bruxelles. In fondo con Bruxelles possiamo, in un certo senso non dico saltare il centro, ma banalizzarlo, attutire il suo peso, eccetera. Anche questo non è andato, e non è andato perché? Non solo per la crisi evidente dell'Europa, ma per la sterciata che l'Europa ha dato, come voi sapete, dal modello comunitario al modello intergovernativo. Col modello intergovernativo fatalmente sono i centri nazionali che dialogano sul tavolo europeo, e dunque il centro italiano, così fragilissimo com'è, fragilissimo, non si ha idea di quanto sia fragile. Tutte le volte, io ho avuto una storia particolare per cui fin da quando ho cominciato sono sempre stato bilingue, ho lavorato un po' a Roma e un po' qui, ma quasi nessuno sa con esattezza, soprattutto al centro-nord, la fragilità del sistema centrale, perché non è cambiato, non è cambiato, ed è rimasto uguale a se stesso, costosamente seduto su se stesso, che è un bel problema, come si dice, per tanti motivi. Quindi il centro è il grosso problema amministrativo. In periferia si è cercato di fare varie cose, si può parlare se qualcuno interessa delle regioni, le cose, eccetera. I sistemi locali hanno fatto quello che potevano, devo dire, non mi sento di scagliarmi contro. I sistemi locali, tutto sommato, a vari livelli, hanno tenuto discretamente, anche in aree meridionali, e non soltanto, no, tutto sommato, mentre grave è la debolezza delle regioni rispetto al disegno che si era avuto, e gravissimo è il centro. Uguale a se stessa, c'è una cosa ancora uguale a se stessa, è il centro. Se una persona 100 anni fa rivivesse, una persona che aveva 50 anni 100 anni fa, ritroverebbe a Roma il centro sostanzialmente uguale a se stesso. Il Consiglio di Stato, la Corte dei Conti, i ministeri, Palazzo Chigi, eccetera, neppure Mussolini ci riuscì, ricordiamoci, neppure Mussolini ci riuscì a cambiarlo. Tanto è vero che tutta la sterzata sugli enti fu fatta apposta per mettere le funzioni fuori dai ministeri, perché i ministeri non si riuscivano a cambiare, e noi li abbiamo ancora implacabili, perenni come le nevi, sarebbe detto un tempo. Quindi il centro rimane così. L'idea era quella di dire lo bypassiamo perché c'è Bruxelles, e poi l'equilibrio è fra Bruxelles e i sistemi locali. La terzata intergovernativa ha rimesso in gioco i centri, e questo è terribile, perché unito alla crisi del 2007-2008, il controllo della spesa tirato tutto al centro, ha riportato al centro tre quarti delle cose che erano state grave, e soprattutto l'anima, cioè sostanzialmente le decisioni di fondo, il potere decisionale, tutto centralizzato, interamente centralizzato. È molto più centralizzato che 20 anni fa, ma in compenso è su un centro che non ce la fa. Quindi questo è, mi pare, un problema molto, molto serio. L'ultimo punto che volevo fare di elementi di crisi e di innovazione, poi mi fermo, è quello dell'immigrazione. Il tema non c'è di nulla, è fondamentale, perché un'amministrazione nostra è profondamente calata nella realtà italiana di regole che sono scritte, però sono applicate in un certo modo, dove abbiamo riacquistato noi la flessibilità di cui avevamo bisogno.
essendo un paese diverso, variopinto, eccetera, con uno scarto fra legge formale e prassi. Non c'è una prassi uguale a quell'altra. Se voi andate fra gli uffici della stessa amministrazione e andate dalla Val d'Aosta, le regioni non sono riuscite a differenziare, ma gli uffici amministrativi differenziano perfettamente, perché la legge è la stessa, ma l'applicazione è diversa e le prassi non sono soltanto una patologia. Se li guardiamo dal punto di vista funzionale, sono il modo con cui un sistema cerca di adattarsi alle condizioni in cui opera, e lo fa sotto il piede dell'acqua. La prassi è il modo con cui ricerco delle flessibilità che non ho. Naturalmente questo è un grosso problema, perché le flessibilità le cerco dove? Sotto il tappeto, cioè le cerco in modo non dichiarato, in modo fattuale, in modo dunque quindi affidato ai saperi orali, ai saperi, come dire, tralatici, messi da una generazione all'altra, eccetera. Bene, perché parlavo di immigrati? Perché gli immigrati, chi, da qualunque paese vengano, qualunque sia il colore della pelle, tutto quanto, nel paese in cui vanno chiedono una cosa, e ne sono i più strenui difensori: le regole, perché è l'unica cosa su cui possono contare. Cioè, io vado in un paese che non conosco, è un paese che mi offre, in quel paese in cui affido la mia vita, la mia scommessa sulla vita, io sarò il più strenuo osservante delle regole. Sapete bene come, cioè, le regole sono quelle prime cose, ma ho bisogno di sapere quali sono le regole. E se il sistema funziona a doppio livello, le regole scritte e il resto, io non ho gli strumenti per capire il resto. Non ho l'amico che era compagno di scuola che mi dice che lo zio gli ha detto che la cosa sia scritta, ma è così perché è colà, eccetera. Non ho la possibilità di capire dove vado perché non c'è un cartello decente in un'amministrazione italiana. È mai possibile che noi siamo ancora in condizioni di non avere un sistema di comunicazione elementare? È possibile che non si riesca a dire quando è aperto, quando è chiuso, dove andare, con chi? È possibile che la gente risponda al telefono senza dire chi è? Senza dire chi è? Devi dire chi sei, perché io ho bisogno di sapere con chi ho parlato. Tutte queste cose che sono tribali sono frutto del sistema amicale, privatistico, fiduciario, personale, che naturalmente non ha bisogno di cartelli, di cose, eccetera, perché regge sui saperi accumulati nel tempo. Bene, io vengo dal Senegal, voglio osservare le regole, come faccio? Come faccio? Non ho nessuna possibilità. Guardate, questa, la richiesta di legalità è per un immigrato essenziale, sono le condizioni della sua legittimità, a parte che dovrebbero essere le condizioni anche della nostra legittimità, se mi è permesso, comunque certamente della sua. E non c'è la possibilità di farlo se non si fa lo scarto. Questo è una cosa straordinariamente importante, capisco che non compare nelle prime pagine dei giornali, ma è fondamentale, perché i diritti di cittadinanza, se sono diritti, hanno bisogno di regole. Regole chiare e regole rispettate. Se non ci sono le regole, non ci sono i diritti. E se non ci sono i diritti di cittadinanza, ci aspettano giorni cupi, ovviamente. Perché può anche andare per il primo che è sbarcato qui e che si accontenta, ma il figlio che nasce qui non si accontenterà. Questo è poco ma sicuro. Abbiamo bisogno di fare delle polizie speciali. È evidente che così. Non posso accettare di essere profondamente in un sistema e di essere profondamente tagliato fuori. Quindi è una cosa anche abbastanza comprensibile. Quindi, voglio dire, su questo non è un problema di polizia, c'è anche un problema di polizia, ma essenzialmente un problema di cittadinanza, dove l'amministrazione gioca un ruolo fondamentale, sconosciuto. Questo è il quadro. Su questo quadro, purtroppo, e finisco, non mi pare che si sia capito, uno, l'importanza della cosa. Naturalmente non parlo dell'impresa e del governo, perché naturalmente è chiaro, pensate all'importanza che ha un buon funzionamento dell'amministrazione in un mercato unico. E se io sono un'impresa di Bologna che produce occhiali o bulloni, io competo con un'impresa di Stoccarda, non solo sul ciclo produttivo interno che ho, naturalmente, certo,
ma a parità di cose io competo sul resto. La mobilità c'è o non c'è? Lo smaltimento rifiuti c'è o non c'è? La formazione professionale c'è o non c'è? Un sistema fiscale chiaro c'è o non c'è? Una giustizia civile c'è o non c'è? Perché se non c'è, perdo. Non ho bisogno di, non c'è soltanto quello che non investe da noi, c'è anche quello che da noi perde. E perde perché non sta sul mercato, perché sono costi, e alla fine questi costi vanno sul prezzo, e sul prezzo esco. Quante sono le imprese che sono uscite su questo? Allora, infatti sono due: o non facciamo un mercato unico, o ci attrezziamo per starci, ma in mezzo non si può stare. Questo è detto nelle forme più semplici, più cosa, non c'è niente di incredibile. Ultimo punto, e allora, dato che questi sono i problemi, come vedete, per l'impresa, per le cose, ed è giusto oggi chiedere funziona, perché l'amministrazione non ha più il compito di fare il tutore di una gamba. Ormai il tutore della gamba, cioè la tenuta delle cose, lo giocano altre cose. Arriva la televisione, evidentemente si sposta tutto di sopra, altre cose sono altri aspetti della sicurezza, gli aspetti del servizio sanitario nazionale, mille altre cose, ma non sono più, l'amministrazione non è in grado, non è a lei che spetta. Quindi si può concentrare sul tema funzionare, cioè quel compito che fino adesso non aveva. Ecco la novità. Oggi ti viene chiesta una cosa che viene messa al primo posto, che fino adesso al primo posto non era. E questo è una fatica immensa per l'amministrazione, per l'organizzazione, per chi ci lavora. Io conosco un sacco di gente per bene, non è questione di noi, che lavora nell'amministrazione e che è scombussolata, che non riesce a capire cosa sta succedendo. E che cosa, quello che sta succedendo è questo, un giro completo di orizzonte. Per cui non puoi essere separato, il comando non ti arriva dall'alto solo per certe cose, il resto è spesso un intreccio, una cucitura con quello che è di fronte, questioni come si dice di partnership, che potremmo chiamare di cooperazione fra soggetti, ci capiamo lo stesso, che richiedono il fatto di guardare l'alto, di conoscere dove hai i piedi, di conoscere, basterebbe chiedere agli uffici, ma tu come conosci? Tu ti occupi di questo, benissimo. Come fai a sapere come stanno le cose su cui operi? Bella domanda. Quanti sarebbero gli uffici in grado di rispondere? E perché non sono in grado di rispondere? Perché non era questo il punto, perché il punto era l'applicazione di un comando che arrivava dall'alto. Dall'alto verso il basso, dal generale verso il particolare. Questo era la cosa. E io sono legittimo in quanto aderisco al comando. Che comporta? Non è che non mi imposti, ma non è rilevante il fatto che ti ho di fronte. Non è rilevante che io conosca dove casca la cosa. Quello che è rilevante è che io sia coerente con il comando. Su questo si gioca la responsabilità, tante cose. Stiamo sterzando sull'amministrazione, la stiamo cambiando. Quanto del discorso che ho fatto è percepito, eccetera. Il discorso è molto complicato, ci sono delle cose che stanno cambiando e che sono positive e che stanno, diciamo, questo discorso della partecipazione dell'amministrazione è un modo un po' troppo esaltato e secondo me con qualche, devo dire, esagerazione, ma in ogni caso che va nella direzione di dire l'amministrazione ha bisogno di contattare coloro che amministrano, ci vuole per ristabilire questi rapporti. C'è per esempio si è capito che la dirigenza amministrativa è cruciale nei discorsi, siamo ancora lontani da aver risolto il problema, purtroppo, ma la dirigenza è il punto chiave, perché in ogni struttura è la dirigenza il punto chiave. Ci siamo arrivati, siamo ancora lontani, solo con gli stipendi ci si è andati abbastanza, perché gli stipendi sono scritti, ormai, ma sul resto c'è molto da pedalare. Moltissimo, moltissimo. Però il punto è quello, quindi lo sappiamo, ci sono degli sforzi, delle cose, ancora siamo molto indietro. Su altri punti, comunque sono cose toccate, su altri punti invece siamo gravemente fuori rotta. E per me siamo gravemente fuori rotta con questa idolatria, questa enorme enfasi data a tutte le parti esterne di facciata.
di trasparenza, di anticorruzione, non, anche qui non si fa l'amministrazione, qui dobbiamo riorganizzare l'amministrazione perché funzioni, non parto dall'anticorruzione, bisogna naturalmente che io contrasti la corruzione, ma il primo punto è quello di attrezzarla perché funzioni. Molto più importante che l'amministrazione conosca dove metti i piedi. Se io mi fisso sul tema dell'anticorruzione, prendo le cose e quello che si dice è la coda che agita il cane. Il cane ha la coda, ma non è la coda che agita il cane, è il cane che agita la coda. Se io prendo le cose alla rovescia, è difficile che riesca a fare un buon lavoro. Allora, il problema dell'amministrazione italiana non è la corruzione. C'è la corruzione? Sì. È una cosa seria? Certo, è molto seria. E parto dalla corruzione? No. Parto dalla sala macchine. Qual è la cosa che permette all'amministrazione di fare fronte ai suoi obiettivi che gli sono assegnati, a usare al meglio le risorse che ha? Primo punto. Secondo punto, come posso evitare questa difficoltà di decidere di funzionari terrorizzati con le spalle al muro che piuttosto di mettere una firma ti fanno aspettare, come Enrico Guardo, 3 giorni fuori dalle cose e poi, a differenza di Guardo, la firma non ce la mettono? Questo è il punto. Allora, le riforme, ma io da questo punto di vista, confesso, non mi convincono, e purtroppo temo che siamo. Ci sono due insistenze continue. Uno sul tagliare i tempi. Tagliamo i tempi. Lungo, cosa, come, importante, bisogna fare. Allora, silenzio, assenso, cosa, eccetera. Tagliamo il procedimento. Il parere non c'è, facciamo meno, cosa, eccetera. E bisogna stare attenti, a forza di tagliare, ogni tanto si taglia anche il nervo, si taglia il tendine, si taglia l'arteria, andiamoci piano. Il punto è quello di mettere in moto, come dire, incentivi a decidere, a fare, non a sgravare le cose e a tagliarle, perché a forza di tagliare il rischio è che non ci facciamo mai davvero. Su questo è un punto di dissenso profondo. Io sono convinto che abbiamo preso una strada in cui, non riuscendo a cambiare l'amministrazione, e per cambiarla, ripeto, il cuore del problema è ricostituire incentivi per la decisione. Tu sei lì per farla funzionare, io bisogna che ti dia tutti gli incentivi perché le cose vadano e le cose funzionino e le decisioni vengano prese. Bene, questo è il dato di fondo, il dato della sala macchine è fondamentale, è questo. Che cosa mi importa di avere una persona che è stata attentissima, che non ci fosse il minimo rischio di corruzione e poi le cose non vengono fatte? Ma io voglio darvi un esempio che mi ha impressionato. Dunque, fra le misure, devo dire, non ritengo, i magistrati hanno funzioni delicatissime e importanti, non sono fatti per gestire le cose, sono fatti per controllarle. Un conto è chi controlla, un conto è chi fa, sono cose diverse. Non mi piace un'amministrazione fatta sulla base delle indicazioni del presidente Cantone, perché Cantone si occupa di anticorruzione, che è un modo laterale e particolare di affrontare i problemi. Non mi piace che di fronte all'amministrazione si fa fatica a fare gli atti più ordinari. Una misura anticorruzione geniale sia quella di dire: sapete cosa c'è? Identifichiamo ognuno nei suoi uffici, identifica quali sono gli incarichi un po' più delicati, perché ci sono acquisti, ci sono rapporti con gli interessi, e poi sapete cosa si fa? Si turna. Ma io dico, si turna nel senso che evito che la persona ci stia troppo, perché, come si dice, non mi indurre in tentazione. Va benissimo nelle parrocchie, ma non nell'amministrazione, non è possibile. Noi abbiamo un'amministrazione in cui cominciano ad avere problemi seri a fare una delibera fatta bene su un appalto. Io cosa faccio? Trovo finalmente un fondato che sa farlo, lo turno, ma non si gestisce così neanche un negozio di verdura. Neanche un negozio di verdura, perché io su questo devo dire, sono impressionato dalla follia di una cosa che mette una cosa giusta in sé, ma che la dilata al punto da farne un elemento costitutivo. La sola idea che sia venuta in mente una cosa del genere è impressionante. Impressionante. È sgradevole sentire il presidente del Parlamento cinese
a cui viene detto, ha sentito l'Expo, ci sono delle corruzioni, eccetera, rispondere, anche in Cina c'è molta corruzione, ma non mi pare che in Italia la corruzione sia il primo problema. Il primo problema è l'efficienza dell'amministrazione, fasselo dire così, si poteva evitare evidentemente se fossimo un pochino più avvezzi, un pochino più attenti. Questo quindi, allora abbiamo questo problema, abbiamo questa riconversione da fare, il tema è molto importante, si giocano molte cose economiche, sociali, di cittadinanza, di principi, di libertà, eccetera. Bisogna esserne consapevoli e lavorare sul punto, incentivi a decidere. E per farlo io sono arrivato a queste conclusioni, che ho finito, che i dirigenti vanno protetti, perché se sono terrorizzati non vanno avanti, protetti dall'esterno, cioè da poteri esterni, e invece devono essere misurati, e qui è tutta responsabilità della politica naturalmente, per quello che fanno. Allora, il che significa dargli responsabilità precise e su questo dargli incentivi a farlo. Se io invece tutto il sistema degli incentivi, gli incentivi non sono regole, non sono leggi, però gli incentivi sono le ragioni per cui facciamo le cose. Noi usciamo perché abbiamo bisogno di un po' di aria, perché l'aria fresca ci fa bene ed è un incentivo a uscire. L'incentivo è quello che governa le nostre scelte quotidiane. Dove sta l'incentivo? Nella Costituzione? Sta nelle procure? No, sta nella ragione per cui mi muovo, nei motivi per cui c'è. Bisogna che io usi gli incentivi, fino a, non solo salariali, spesso sono anche incentivi di tipo simbolico. Viene premiato il dirigente perché ha fatto questo, ma perché non curare questo aspetto? Viene dato il benvenuto al nuovo assunto e si spiega perché. Si sceglie il dirigente dell'anno, capisco che non farà emozioni profonde e capisco che le folle non sanno di tutte con l'accendino acceso in curva sud. Eppure queste sono cose incentivi, sono cose serie, sono i motivi per cui le cose si fanno, perché la motivazione profonda è quella che conta. Allora, o si fa questo, cioè si arriva su questo punto della sala macchine, oppure si gira intorno all'esterno e secondo me non si riesce a risolvere. Della riforma Madia ci sono cose assolutamente buone, per esempio il reclutamento della dirigenza unificato, che è importante perché permette di avere un quadro unico che dialoga fra loro. Il sogno sarebbe quello di avere dei giovani che hanno fatto la scuola insieme. Tu sei alla Finanza, io sono al Comune di Milano, l'altro agli interni, ci telefoniamo per sentire, ma scusa, come vanno queste cose? È esattamente su questo che reggono i dati informali delle amministrazioni e la forma di cooperazione. Quindi ci sono delle cose buone. Così come anche sul dato contrattuale del pubblico impiego probabilmente ci sono delle razionalizzazioni, ma quello che invece non mi convince è tutta la parte trasparenza. Io ho avuto dei funzionari che dicevano, ma questo lì non scrive niente, sa? Dico, non scrive niente, il verbale non l'hanno fatto, perché se scrive poi dopo c'è il diritto d'accesso, la gente viene a chiedere il foglio, noi dobbiamo darglielo. E allora noi non scriviamo niente. Scusi, ma i verbali ci saranno, che visto che ci siamo riuniti a Roma per una cosa in quale. Ah sì, ma allora facciamo così, mettiamo soltanto data, ordine del giorno e chi è venuto. Cioè, così non abbiamo bisogno. E il verbale è diventato così. Vogliamo chiederci dietro la trasparenza quali sono gli effetti di questo? Perché se dovessi per esempio arrivare a capire che la trasparenza, per esempio, data agli atti organizzativi, non al provvedimento e alle erogazioni, agli atti organizzativi, è una cosa che interessa soltanto 4 sindacalisti del pubblico impiego, più 3 che non sono sindacalisti, sono arrabbiati lo stesso contro anzi il sindacato che vogliono acquisire. Con tutto il rispetto dovuto, non ritengo questa una cosa sufficientemente meritevole per essere messa. Oltretutto, non sempre tutto può essere dichiarato.
perché così mi irrigidisco. Se devo fare una cosa che riesce a risolvere un problema, non posso sempre dirla. Questa è una cosa che tutti sanno, ma se io devo, questo irrigidisce tutto in un modo terrificante. Quindi la trasparenza estesa all'estremo fino all'ultimo cassetto, eccetera, che fa sì che la gente naturalmente si sposti su circuiti paralleli, si capisce. Il discorso dell'anticorruzione staccato dalla gestione. È il dirigente che deve far funzionare un ufficio, e per farlo funzionare deve anche stare attento che non ci sia chi da concorre tutto il punto. Che bisogno c'è di uno responsabile dell'anticorruzione che fa il piano annuale dell'anticorruzione e se non basta faccio votare le cose? È assurdo. Ecco, questi dati qui invece mi sembrano fuori d'opera, che non colpiscono il punto e soprattutto espressione del fatto che la diagnosi precisa non è stata fatta. E senza diagnosi non c'è una terapia giusta. E quindi vorrei chiudere citando una cosa che riguarda proprio le diagnosi e le terapie, con una bellissima frase di Kankien, il maestro di Foucault, degli scritti sulla medicina, molto belli, molto importanti. La medicina è una cosa, Foucault l'aveva spiegata particolarmente, ma era stato Kankien portato su questo. E io lo applicherei alle riforme, medici e malati, e il rapporto insomma esattamente fra riformatori e amministrazione. Io ci trovo la stessa cosa. E l'applicherei dicendo, richiamando quello che diceva Kankien, che diceva c'è un problema nel rapporto fra medici e malati. E il problema è che i medici vogliono curare e i malati vogliono guarire, non è la stessa cosa. Ecco, questo è il rapporto fra riformatori e amministrazione. Grazie.